La fine dell'anno 2020 e tutto l'anno 2021 possiamo tranquillamente dire che è stato l'anno delle criptovalute. Boom di prezzo per quanto riguarda Bitcoin e poi nei primi mesi dell'anno 2021 il super boom per quanto riguarda le altcoin, soprattutto l'esplosione in versione mainstream del settore DeFi ma anche del settore NFT. Ma nel 2022 che cosa ci potrà attendere? Abbiamo visto anche un 2021 fortemente oscillatorio per quanto riguarda Bitcoin, non è andato proprio come volevamo, non ha raggiunto Bitcoin i famigerati ormai 100k, ma nel 2022 potrà riuscirci? Quali sono i mega trend delle criptovalute? Che cosa possiamo aspettarci nel 2022? Ne ho individuato 5 ragazzi e oggi li andiamo a vedere in questo super super video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video sui 5 mega trend delle criptovalute che secondo me saranno i trend principali dell'anno 2022. Questi 5 trend andranno ad influenzare in maniera assolutamente importante anche i prezzi, quindi le oscillazioni del mercato cripto, le oscillazioni delle altcoin, ma soprattutto di Bitcoin. Ed è proprio in base a questi 5 punti che vedremo oggi che ho un po' modificato quella che è la mia strategia operativa da investitore, da trader, ma ho deciso di condividerla con tutta la mia community, con tutti i miei followers, ragazzi, in un webinar esclusivo dove vi parlerò di quelle che sono le analisi per l'intero anno 2022, quelle che sono le mie logiche operative per l'anno 2022, ma anche quelli che sono i cambiamenti di tutto il mio ecosistema, quello che riguarda anche la struttura di formazione, perché ci saranno delle super novità per l'anno 2022 che saranno veramente importantissime per tutti gli amanti delle cripto, per chi sta iniziando questo percorso. Il webinar è free e vi lascio il link in descrizione, ragazzi, se volete registrarvi. Ci sarà questo webinar il prossimo 15 febbraio alle ore 18 e solo chi è registrato dal link in descrizione potrà partecipare, perché riceverà il link per partecipare a questo super webinar analisi strategie Bitcoin Crypto 2022. Ragazzi, è gratis, registratevi dal link che vi lascio e sulle mail riceverete poi l'invito a partecipare, ma ne parleremo anche nei prossimi video, perché pian piano vi dirò anche tutte le novità. E poi chi è iscritto alla newsletter del webinar riceverà anche diversi aggiornamenti via email. Benissimo, fatto questo avviso, ragazzi, a tutti quanti, io vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace per questo super video mega trend. Andiamo al primo punto. Però primo mega trend del 2022 lato cripto: il mercato cripto resterà correlato al mercato hold anche nel 2022. Allora, questa è una narrativa che secondo me dobbiamo iniziare a considerare per tutto l'anno 2022. Dobbiamo adattarci all'idea che questa correlazione probabilmente non terminerà, ma anzi continuerà anche nel 2022. Vi faccio vedere quello che è il grafico relativo alla correlazione tra Bitcoin e S&P 500, quindi l'indice americano più famoso al mondo, potremmo dire. Dalla fine dell'anno 2021 vedete che la struttura di correlazione ha iniziato a salire in maniera rilevante, arrivando in questa fase intorno allo 0,45. Questo livello di correlazione non è possibile ancora definirlo come una correlazione vera e propria, sopra 0,7 diventa consistente, ragazzi, però certamente è molto diversa dalle oscillazioni tra meno 0,1 e più 0,1 che aveva negli scorsi anni. È proprio anche su questo indice di correlazione che dovremmo andare a basare le nostre strategie operative, sia lato invest
investing sia lato trading. Ma a questo punto si lega anche al secondo. Perché questa correlazione continuerà? Perché il secondo mega trend delle cripto nell'anno 2022 sarà la dipendenza del settore cripto alle politiche della Federal Reserve. Di questo argomento ve ne ho già parlato all'inizio dell'anno, a gennaio, con un video di approfondimento, ma io credo che anche nell'anno 2022 tutto quello che accadrà al settore cripto sarà fortemente influenzato dalle politiche e dalle decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve. Ci sono diversi fattori che influenzano le criptovalute che sono strettamente correlati al rialzo dei tassi e sono in primis la questione inflazione. Se la banca centrale blocca lo stimolo monetario andando a ridurre in maniera consistente la massa dei dollari circolante, si entra sostanzialmente in un periodo economico più difensivo, più legato a quelli che sono gli asset finanziari di natura value e non growth. Questo spingerà anche gli istituzionali probabilmente a tirare un po' il freno, non credo in maniera definitiva, ma a tirare un po' il freno anche sulle puntate verso il settore criptovalute, che invece è percepito come un settore ad alto tasso tecnologico e ad alto rischio. La Federal Reserve proprio negli scorsi giorni ha indicato la possibilità che i tassi di interesse possano iniziare a salire proprio da marzo del 2022. Questa cosa è già stata scontata dal mercato, tant'è vero che abbiamo avuto un vero ribasso da parte dei mercati cripto proprio verso la fine dell'anno, proprio a causa di questa possibilità dei tassi di interesse di salire. Ma è anche vero che probabilmente il tasso di inflazione non sarà così consistente e che quindi la Federal Reserve potrebbe in realtà decidere di modificare sì i tassi, ma non a un ritmo esagerato, quindi non fare dei rialzi di tassi continui. Vi faccio vedere anche, per sorridere ragazzi, quello che è il grafico dei tassi di interesse della Federal Reserve. Facciamolo il massimo dal 1980 fino ad oggi. Vedete come i tassi di interesse sono sempre stati sostanzialmente ribassisti ed abbiano raggiunto lo zero nei periodi del 2008 e poi successivamente anche nel periodo di marzo 2020 con la questione pandemia. Terzo punto, terzo mega trend dell'anno 2022. Il settore DeFi probabilmente andrà verso un anno di consolidamento delle proprie quotazioni e soprattutto selezione naturale di quelli che sono i protocolli migliori, sia da un punto di vista tecnologico, quindi proprio la base, la blockchain e gli smart contract, sia da un punto di vista di ecosistema generale. Quindi il terzo punto, il terzo megatrend del 2022 per me riguarderà fortemente il settore DeFi, proprio nell'ambito di quei settori che hanno subito una forte accelerazione nel 2021 e che adesso hanno bisogno non solo di riposare, ma di focalizzarsi proprio su quelli che sono gli ambiti più funzionali e di mettere un freno anche a tutta una serie di possibili scam che stanno proliferando anche in questo settore. Sul lato della DeFi sarà quindi importantissimo andare a controllare il nostro grafico, quello che ormai posto da circa 2 mesi e più e sul quale vi tengo aggiornati ogni settimana con i video del lunedì. In questo grafico sarà proprio possibile assistere a questa fase di consolidamento che, attenzione, potrà essere anche estremamente rilevante per quella che sarà la fase successiva a questa fase di consolidamento nel settore della DeFi, fase che potrebbe portare veramente degli ingressi molto proficui proprio su alcuni progetti, alcuni protocolli che magari nell'anno 2022 faranno bene i compiti a casa e nello stesso tempo subiranno magari una leggera fase di ribasso dei prezzi, dando la possibilità agli investitori di rientrare magari a prezzi anche abbordabili prima di una nuova magari fase di bull. Quarto punto stra importante ragazzi, impennata dell'adoption del settore cripto nel lato NFT. Il lato NFT secondo me è il lato più importante in questo preciso anno, che consentirà alle criptovalute di diventare mainstream, di diventare conosciute dai settori retail anche oltre quello che noi stiamo facendo. Secondo me è proprio il settore NFT
che darà questo slancio. Abbiamo visto già i primi progetti riguardanti quelli che sono gli NFT, per esempio, anche del settore automobilistico, con l'aggiornamento, con la news proprio di questi giorni relativa all'Alfa Romeo, che porterà l'NFT, la blockchain, per quanto riguarda tutta la storia della Stelvio, quindi dei loro modelli, che sarà quindi collegata ad un NFT. Abbiamo visto anche sempre nel settore automobilistico, per esempio quello dei pneumatici, dove alcuni brand stratosferici molto importanti stanno portando tutta la catena di produzione del loro prodotto all'interno di un NFT, che sarà consultabile, facilmente visibile per chi acquista proprio quel determinato prodotto. Gli NFT saranno probabilmente nel 2022 quindi un veicolo attraverso il quale le criptovalute potranno essere portate al mondo mainstream e saranno conosciute anche dai retail, magari anche da quelli più grandi, proprio anche a causa dell'enorme pubblicità che probabilmente riceveranno dalle multinazionali. Vi faccio vedere anche quello che riguarda un dato veramente interessante, perché l'adozione di questa tecnologia è il possesso degli NFT da parte di un adulto, oppure la volontà del possesso. Allora qui abbiamo la parte blu, chi possiede già un NFT, e la parte invece nera o blu scura, chi ha deciso di comprare un NFT nei prossimi mesi. Allora, intanto ragazzi, la cosa che un po' mi ha stupito è vedere come gli Stati Uniti e l'Europa in generale siano veramente indietro relativamente a questo mondo dell'NFT, mentre invece tutta l'Asia e anche gli Emirati sono assolutamente avanti, addirittura anche la Nigeria è avanti a noi. Ma in generale la media nazionale del possesso dell'NFT per le persone adulte addirittura l'11%, ragazzi, questo è un dato importantissimo relativo all'adoption. C'è anche un altro grafico che volevo farvi vedere sulla questione NFT, e cioè questo qui, dove era una ricerca, in questo caso pubblicata qualche mesetto fa, dove andava a fare una ricerca relativamente ad Hong Kong, dove il tasso di crescita di adoption degli NFT dovrebbe raddoppiare nel 2022, passando ad un 21% per quanto riguarda il paese di Hong Kong. Allora, questa cosa è un po' una conferma anche di quello che stiamo vivendo anche in questi giorni, con il proliferare di progetti NFT un po' dappertutto. Quindi quarto megatrend del 2022, NFT. Dulcis in fundo, si dice quinto megatrend dell'anno 2022, quello più figo secondo me, perché è più adatto un po' a chi come me gli piace la macroeconomia, a chi come me piace, diciamo, parlare di politiche economiche, le stable coin. Regolamentazione ed accettazione nel mondo tradizionale delle stable coin. Questo argomento sarà fortemente discusso, secondo me, nel 2022. Inizieremo proprio a febbraio. Saranno le prime cripto ad essere fortemente regolamentate nel nostro mondo economico, proprio per un po' la paura che possano andare a toccare il predominio del dollaro. Essendo tra le altre cose le stable coin praticamente quasi tutte prezzate in dollaro, probabilmente saranno tutte prese di mira. Chi resisterà? Quale sarà la stable coin che vincerà la gara della migliore stable coin, di quella più accettata? Sarà la centralizzata Tether o la semidecentralizzata USDC o tutte le altre che addirittura hanno una componente legata alla questione algoritmica? Questa secondo me è un'altra narrativa stra importante per l'anno 2022. Intanto vi faccio vedere anche un grafico relativo alla dominance dell'ultimo anno proprio delle stable coin. Si vede in maniera molto chiara che Tether, che rappresenta in sostanza ancora adesso circa il 45% della dominance delle stable coin nel mondo cripto, mantiene intatta la sua forza, il suo predominio, ma nell'ultimo anno è passato da una dominance del 73% a una dominance del 45%, quindi in sostanza c'è stata una redistribuzione della dominance di Tether verso quelle che sono le altre stable coin, che sono un po' più create dal mondo cripto stesso, perché Tether è stata ed è ancora oggi veramente stra importante. Però è anche vero che il mondo cripto vuole le proprie stablecoin, quindi create in maniera decentralizzata. USDC la fa da padrona, ragazzi, e addirittura più di DAI, che invece non è riuscita mai a prendere piede in maniera rilevante. Però vedete il grafico di USDC come sale in maniera radicale, passando dall'inizio di questo anno da una dominance del
16% ad una dominance del 29%. Le altre stablecoin, poi in terza abbiamo Binance USD, che ha raddoppiato la sua, la sua dominance, però ancora è lontana, intorno al 9%. Poi abbiamo DAI al 5,62%, Terra USD al 6%, e poi le altre stablecoin algoritmiche come MIM, Frax, eccetera, che però sono vicine all'1% di dominance. Quindi la battaglia in pratica, ragazzi, si gioca probabilmente tra USDC e Tether, quindi la decentralizzazione in questo momento del mondo cripto è affidata alla stable USDC, mentre Tether secondo me continuerà ad avere un grande peso nel mondo cripto, però magari sarà utilizzata un po' a livello istituzionale, e le stable coin saranno argomento dell'anno 2022. Chi vincerà la gara? E sulle stable coin secondo me si potrà andare a ragionare anche moltissimo relativamente a quei protocolli DeFi che potrebbero beneficiarne in maniera molto rilevante, come ad esempio il protocollo Terra o tutti i protocolli che magari andranno a inserire altre stable coin di natura algoritmica. Bene, per oggi è tutto, ragazzi. Abbiamo visto questi mega trend dell'anno 2022, sono tutti stra importanti, li seguiremo man mano nel percorso che stiamo facendo insieme, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per chi si è iscritto già in questo video al webinar, noi ci vediamo il 15 febbraio alle ore 18. Per chi ancora non si è iscritto, il link è in descrizione per la super analisi, dove andremo a parlare proprio di come questi trend andranno o potranno modificare i prezzi e le strategie operative per trader e investitori nell'anno 2022 su Bitcoin e cripto. Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.